Venerdì 19 gennaio, seconda settimana del tempo ordinario. Dal Vangelo secondo Marco. Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che voleva, ed essi andarono da lui. Ne costituì 12, che chiamò apostoli, perché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni. Costituì dunque i 12, Simone, al quale impose il nome di Pietro, poi Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanerges, cioè figli del tuono, e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, il quale poi lo tradì. La scelta dei 12 apostoli avviene dopo una lunga notte in preghiera. Gesù ci fa capire spesso che per prendere una decisione importante, per lui è fondamentale fermarsi prima in dialogo con il Padre. All'alba del giorno successivo ne sceglie 12. Sembra soltanto un elenco di nomi uno dopo l'altro, come il momento dell'appello in classe in cui distrattamente si nominano i presenti. In realtà è bello pensare che quei 12 nomi indichino storie e persone totalmente diverse tra loro, da semplici pescatori fino ad arrivare a persone colte, pubblicani ed ebrei. Un insieme composito e ricco, come la nostra comunità, scelta da Gesù proprio così com'è. Non persone tutte uguali tra loro, ma uomini e donne che pur nella diversità sono tutti uniti dallo stesso Padre, in Cristo. E anche se spesso dimentichiamo che i fratelli ci sono stati dati per realizzare in terra i progetti di Dio, dobbiamo provare a ricordare che nel suo disegno di amore ognuno occupa un posto fondamentale. L'importante è amare Lui per poter poi imparare ad amare i fratelli. È vero, a volte le nostre comunità sono ferite, divise o lacerate, ma si può ripartire affidando ciascuno a Dio. Soltanto attraverso una preghiera profonda e alimentando una coscienza personale riusciremo a mettere al primo posto il prossimo e a guarire reciprocamente le nostre ferite. Alta Frequenza è un podcast dell'Azione Cattolica Italiana, realizzato dai giovani per i giovani, per accompagnare quotidianamente la preghiera personale attraverso la meditazione della parola di Dio. Alta Frequenza è prodotto dalla Fondazione Apostolica Mactuositatem. La voce, la sigla, la supervisione del suono e della musica sono di Senape Production.